Siamo stamattina qui a manifestare per lo sciopero che c'è nella sanità privata, evidenziando tutte le difficoltà ovviamente che si registrano in questo settore. In particolare se pensiamo che in questo periodo dell'anno gli istituti convenzionati non hanno più coperture economiche da parte della Regione, le prestazioni sono tutte a pagamento da parte dei cittadini. E che da alcuni anni, gli ultimi anni, ci accorgiamo che chi non ha possibilità recede dall'intenzione di fare esami, di fare ricoveri, di curarsi, non avendo la possibilità di coprire le spese. Per cui le scelte che vengono fatte in questo momento per la sanità, con i tagli, la Regione Campania che ha dato questa indicazione del taglio dei ticket, ma in un panorama dove chiudono gli ospedali è ben poca cosa. Allora stamattina siamo qui a manifestare per dire che la sanità deve essere messa al centro. Abbiamo poi vertenze particolari dove ci sono lavoratori che da mesi non prendono lo stipendio ma continuano ad andare a lavorare. E quindi ci vorrebbe anche un maggior controllo dei fondi pubblici che vengono affidati ai privati. Ora, buongiorno a tutti, ci troviamo stamattina con l'ennesimo corteo dei lavoratori della struttura accreditata della Quete, Cedisa, da 6 mesi senza stipendio. Sono falliti tutti i tentativi in prefetture, con la proprietà, in altre sedi, anche col sindaco, ringraziamo che è presente qui con noi, Giuseppe Pisapia, il sindaco di Pellezzano, questo consenso che stiamo valutando in questi ultimi mesi. L'altra è quella del laser che stanno in cassa integrazione, altri cantieri senza stipendio, tutta la sanità accreditata, tutto il privato della provincia di Salerno, purtroppo ci troviamo in questa situazione. Tutti insieme domani staremo a Roma per manifestare contro la disoccupazione, per le vertenze che ci sono in corso. Che devo dire più? Stamattina siamo in prefettura per tentare di avere una soluzione, non siamo fiduciosi per la soluzione di questa vertenza e chiediamo all'istituzione, alla prefettura, se può intervenire di più. Insieme a noi sta Maria Di Sere, segretaria generale della CGIL di Salerno, che contributo può dare o che consigli può dare a questa manifestazione? Credo che sia necessario far uscire dallo stretto ambito delle vertenze di categoria, quella sulla sanità, perché il problema riguarda tutti, non solo i lavoratori, riguarda i cittadini, riguarda le istituzioni. Bisognerebbe concorrere tutti insieme a modificare e occorrerebbe un piano sanitario nazionale serio che metta in condizione tutti di usufruire senza sfruttamenti e senza come dire, angoli bui. Thank you.